Il rapporto fra Catania e il suo Ateneo nasce nel 1434 alle soglie dell'età moderna. Nel 1693, anno del terremoto del Val di Noto, il Siculorum Gymnasium, la più antica università della Sicilia, occupava un edificio la cui posizione a fianco del Palazzo di Città e poco distante dal Duomo ne sottolineava l'importanza per la vita cittadina. A pochi giorni dal terremoto, gli insegnanti e gli studenti riprendono le lezioni con mezzi di fortuna e viene avviata e velocemente realizzata la ricostruzione di buona parte del palazzo. Sino alla metà dell'Ottocento, il Palazzo Centrale ha ospitato l'intero complesso di uffici, cattedre e aule universitarie. Per reperire i fondi per la manutenzione, molti locali del palazzo sono stati a lungo affittati come abitazioni o adibiti a botteghe redditizie. L'inaugurazione a fine ottobre 2004 di una moderna bottega redditizia nell'atrio del rettorato rappresenta in fondo la continuità con il passato e con la propria storia. Ricostruita sulla carta topografica, la cronologia dei processi di espansione della città è spesso anticipata dagli insediamenti universitari. Dal centro settecentesco di Piazza Università si passa ai primi insediamenti dell'università fuori dalle mura del suo palazzo, con il teatro anatomico a Palazzo Tezzano, nell'odierna Piazza Stesicoro, con Palazzo Ingrassia nei pressi di Piazza Dante e con l'orto botanico, in alto, lungo lo stesso asse dell'attuale via Etnea. Fondato dal professor Francesco Tornabene nel 1858, l'orto conserva ancora oggi quasi intatta la sua struttura originaria, sia nel disegno del giardino sia nell'architettura dell'edificio neoclassico. Nonostante gli spazi limitati, nell'orto si trovano piante di particolare pregio e rarità, che ne fanno un museo vivente all'aperto nel cuore di Catania. Nelle collezioni dell'erbario sono custodite non solo antiche raccolte di piante essiccate di grande valore storico, ma anche recenti collezioni frutto di ricerca in tutto il bacino del Mediterraneo. Negli ultimi anni del secolo XIX, il senatore Marchese Gravina dona all'Ateneo l'isola dei Ciclopi e i 7 scogli adiacenti per eseguirvi osservazioni e indagini scientifiche. Oggi, sull'isola Lachea, che con le circostanti è area marina protetta, si trovano un museo di biologia marina e un centro di ricerca. All'inizio del Novecento, la spinta verso la zona settentrionale e pedemontana, anticipatrice ancora una volta delle grandi linee di sviluppo urbano, si manifesta lungo la nuova frontiera dei viali. La nuova sede di Via Androne accoglierà per prima la chimica, a cui seguiranno, nello spostamento dal Palazzo Centrale, fisiologia, zoologia e matematica, realizzando così una vera e propria cittadella delle scienze, struttura fortemente innovativa per quei tempi. La Casa delle Farfalle, ancora in fase di allestimento, ha portato un gradevole tocco di architettura ultramoderna fra gli edifici liberti della cittadella, al cui interno si trova il più antico museo zoologico siciliano, arricchito negli ultimi anni di reperti e collezioni di grande valore scientifico. Particolare interesse suscita l'elefante africano di giovane età, conosciuto come Menelik dal nome dell'imperatore di Abissinia che lo avrebbe donato a suo tempo alla città di Catania in segno di amicizia e in riconoscimento del simbolo cittadino.
Di poco successiva alla cittadella di Via Androne è la costruzione del Palazzo delle Scienze, così chiamato per avere a lungo ospitato istituti della Facoltà di Scienze. Oggi è sede della Facoltà di Economia, una delle più popolose dell'Ateneo. È stato quindi necessario acquisire e ristrutturare nuovi ambienti da dedicare alle aule. Negli spazi dell'ex vetreria Fortuna è stato realizzato un polo didattico elegante e funzionale. La politica di disseminazione dei luoghi dell'università continua a metà del Novecento con la costruzione della sede della Facoltà di Agraria a Cibali e si accentua con il nuovo centro scientifico sanitario, Santa Sofia, che scavalca anche il fronte dei viali di circonvallazione. Già a metà degli anni 50, infatti, l'amministrazione del rettore San Filippo si trova di fronte al problema scottante dell'inadeguatezza degli edifici e delle attrezzature. Viene compiuta una scelta urbanistica radicale per promuovere il nuovo slancio dell'Ateneo. La scelta è quella di destinare la vasta area a nord della città per le cliniche, cresciute notevolmente negli ospedali del centro, e per gli istituti scientifici che hanno bisogno di sempre maggiori spazi e attrezzature per le loro attività di ricerca. I primi a trasferirsi sono nel 1968 gli istituti di chimica e l'osservatorio astronomico. Il progetto generale urbanistico redatto dall'architetto Luigi Piccinato su 25 ettari prevedeva fin da allora la sede del Policlinico, delle facoltà scientifiche e tecnologiche e anche dei collegi studenteschi e dei centri sociali ricreativi e sportivi. Tale progetto sarà completato nei prossimi anni utilizzando per intero tutta l'area impegnata. L'obiettivo invece per le facoltà umanistiche è reperire nuovi insediamenti strategici nel cuore della città storica. La nuova sede per gli studi giuridici doveva essere degna, per ubicazione, ampiezza e decoro, del Palazzo Centrale. E la Villa dei Principi di Cerami, un gioiello del barocco catanese del primo Settecento, nella stupenda Via Crociferi, soddisfa in pieno queste esigenze. I rettori che si sono susseguiti nel governo dell'università, da Rodolico a Rizzarelli e a Latteri, hanno ripreso e portato avanti negli anni, con flessibilità e tenacia, il disegno urbanistico iniziato da San Filippo. Ma alla svolta della metà degli anni 70, la città vive una fase contraddittoria di crescita economica e di blocco urbanistico. Si pone con forza drammatica il problema della decadenza del centro storico. L'unica vera grande operazione di questo periodo è l'intervento dell'università per il recupero del monastero dei Benedettini, il secondo in Europa per dimensioni, un esempio grandioso e di notevole rilievo storico-artistico nel quadro dell'architettura siciliana. Nel 1977 il Comune di Catania dona all'università il monastero per farne la sede di facoltà umanistiche. L'università si impegna a provvedere a proprie spese alla sistemazione dell'edificio e ai restauri da eseguire sotto la sorveglianza della Soprintendenza ai Monumenti. L'Ateneo, con un restauro scrupoloso affidato all'architetto Giancarlo De Carlo, ha utilizzato in maniera innovativa gli enormi spazi a disposizione, creando fra l'altro un auditorium di originale eleganza e funzionalità. L'area intorno al monastero, in stato di abbandono e di degrado sociale, ha oggi riacquistato, grazie alla presenza dell'università e all'intenso lavoro degli ultimi anni, attività economiche tradizionali e insediamenti abitativi di studenti. Il monastero è oggi diventato un polo di studio e di ricerca, ma anche un'attrazione turistica di inestimabile valore. Nel 1981 l'acquisto di Palazzo San Giuliano tende ad ampliare e consolidare la presenza dell'università nel centro storico. Il palazzo, uscito così da un lungo periodo di degrado, si affaccia su Piazza Università, che i recenti lavori hanno reso uno dei punti più belli di tutta la città. Alla metà degli anni 90 la città riscopre la bellezza del centro storico, ma esiste un grave problema sociale rappresentato dalla crisi di molti quartieri urbani.
Si apre una nuova stagione di dialogo istituzionale e l'università propone interventi di recupero di spazi ed edifici pubblici che possano avere un impatto socio-culturale diretto nel contesto urbano e stimolare la nascita di attività in grado di dare prestigio alla zona. La realizzazione di un polo in via Dusmet nel comprensorio della Civita è un esempio realizzato di questo progetto. All'acquisto di Palazzo Pedagaggi nel 1988 per farne la sede della Facoltà di Scienze Politiche, segue nel 2001 l'acquisto e la ristrutturazione dell'edificio Scannapieco in via Dusmet, inaugurato nel 2001. È all'apertura del nuovo millennio che l'università riprende con grande impegno la sua attività edilizia e riesce a potenziare in misura straordinaria le proprie strutture, anche in risposta all'elevato numero di studenti che negli ultimi anni è costantemente aumentato. Oggi siamo di fronte a una cittadella universitaria che risulta straordinariamente cambiata a distanza di pochi anni, a cominciare dalla Facoltà di Agraria, in cui sono stati realizzati e collegati fra loro diversi corpi di fabbrica, in cui ci sono aule, biblioteche e laboratori, studi per i docenti, spazi ad uso collettivo e una grande aula magna di 500 posti. E per armonizzare e ingentilire il tutto, vaste aree sono state destinate a verde, sia all'interno che all'esterno, creando una sensazione di piacevole eleganza e ariosa luminosità. Il nuovo edificio del Polo Didattico di Ingegneria, sorto proprio di fronte alla sede dei laboratori scientifici della facoltà, si fa notare per l'eleganza della scelta cromatica ottenuta alternando pietra lavica e pietra bianca di Comiso e per l'originale utilizzo di spazi interni polifunzionali. Nello stesso comprensorio, il nuovo edificio per il Dipartimento di Fisica e Astronomia risolve in via definitiva il problema della sistemazione funzionale, accanto al Laboratorio del Sud, degli studi e delle aule per il settore, così come le nuove realizzazioni consentono una migliore utilizzazione dei locali del Dipartimento di Matematica e Informatica. È infine a buon punto la realizzazione del polo medico-biologico, che prevede 2.800 posti aula e 125 laboratori. Il progetto è stato definitivamente approvato e sono state avviate le procedure di acquisizione dell'area interessata. Quello che colpisce, entrando negli edifici di queste facoltà, è la sensazione che si sia voluto creare un ambiente che per le forme architettoniche, i colori che giocano un ruolo importante, gli spazi e il verde, riesce a suscitare negli studenti uno stato d'animo di partecipazione, di scoperta, di allegria. Una grande università si caratterizza anche per il prestigio dei suoi insediamenti, per la capacità di integrarsi armonicamente nel tessuto urbano, per il carattere simbolico delle soluzioni architettoniche e delle tecniche costruttive adottate. Non è possibile formulare alcun progetto di innovazione, di ricerca, di didattica senza strutture adeguate e funzionali. Quella che è stata definita la disseminazione dei luoghi dell'università oggi è superata grazie alla tecnologia che connette, mediante la rete metropolitana a larga banda in fibra ottica, tutte le sedi universitarie della città di Catania. Siamo in una nuova fase di integrazione fra università e territorio. Il progetto strategico è quello di fare di Catania non solo il capoluogo della ricerca e dell'innovazione, ma anche il motore dello sviluppo culturale e sociale della Sicilia e dell'intero bacino del Mediterraneo.